Oggi è il 12 novembre, sono passati un anno e 8 mesi e io ancora non so niente di te, amore mio. Mi manchi e continui a mancarmi ogni giorno. Ogni istante la cicatrice che porto nel cuore è profonda, sanguina, a ogni piccolo ricordo. Basta un niente, un profumo, una canzone, una parola e le lacrime irrefrenabili rigano il mio volto. Georgeta Cruceanu, madre di Andrea Rabchuk, ha condiviso su Facebook la vicenda della scomparsa di sua figlia, avvenuta il 12 marzo 2022 a Monte Carotto, Ancona. Quella notte la giovane partecipava a una festa in una roulotte parcheggiata nel giardino di un casolare di campagna, insieme a 2 amici e al suo fidanzato Simone Gresti, attualmente l'unico indagato per sequestro di persona. Oggi Andrea avrebbe compiuto 28 anni, ma non c'è alcuna traccia di lei. Recentemente sono riprese le ricerche nei dintorni del casolare. Sebbene non sia la prima volta che gli esperti ispezionano quelle campagne, durante questa perlustrazione hanno esaminato non solo anfratti e luoghi nascosti tra la fitta vegetazione, ma hanno anche esplorato i pozzi con l'ausilio di telecamere immerse all'interno. È un segnale inequivocabile che gli investigatori stanno considerando le ipotesi più tragiche sulla sorte di Andrea. Le autorità sono convinte che sia avvenuto qualcosa di grave e si concentrano ora nella ricerca del suo corpo. Le ultime operazioni di ricerca sono proseguite per 48 ore, senza però ottenere alcun risultato. Nonostante ciò, la madre della ragazza non ha ancora perso la speranza, rivolgendo parole di sostegno e speranza alla figlia. «Forse un giorno ti rivedrò, ti stringerò a me, sentirò la tua voce». Ritroverò il tuo sorriso, forse un giorno, ma oggi ti giuro che non ho frasi per spiegarti quanto inesorabilmente manchi, tesoro mio. L'unica cosa che mi è rimasta è la speranza. Spero ancora tanto che un giorno tu tornerai a casa. I termini per le indagini stavano già per scadere. Il giudice aveva concesso una seconda proroga di 18 mesi, ma senza nuove informazioni potrebbero presto concludersi definitivamente. L'unica volta in cui sembrava che il caso avesse preso una svolta è stato lo scorso luglio, quando sono stati trovati dei resti umani nel quartiere Pigneto a Roma. Inizialmente si pensava potessero appartenere alla giovane scomparsa. A rafforzare questa ipotesi c'erano una collana e uno zainetto simili a quelli di Andrea trovati vicino ai resti. Tuttavia gli esami hanno svelato che appartenevano a una donna che aveva avuto figli, quindi non potevano essere di Andrea. Il fidanzato Simone Gresti ha raccontato che quella notte avevano bevuto delle birre. Alle 4 del mattino lui e un'amica, Aurora, erano andati in auto a comprare altre bevande. Secondo gli inquirenti, però, i due potrebbero essere andati a procurarsi droga. Andrea sarebbe rimasta nella roulotte con un altro amico, Francesco, proprietario del casolare. Quando Simone e Aurora sono tornati, sarebbe scoppiata una discussione tra Andrea e il fidanzato. Poi, intorno alle 7 del mattino, quando la luce del giorno cominciava a farsi sentire, la ragazza si sarebbe incamminata da sola lungo la strada provinciale Montecarottese e da lì sarebbe misteriosamente scomparsa. Almeno questo è ciò che ha dichiarato l'indagato. Ma sarà andata davvero così? L'uomo sostiene di essere estraneo a questa vicenda. Prima di scomparire Andrea, aveva cercato di contattare il padre in Romania, il quale però non aveva risposto poiché a quell'ora stava già dormendo. Cosa voleva comunicargli la ragazza? Successivamente si sarebbe allontanata senza il telefono. Il suo cellulare infatti è rimasto in possesso del fidanzato. Lui afferma che sia stata Andrea stessa a lasciarglielo. Solo in un secondo momento l'indagato avrebbe restituito il telefono alla madre della giovane, ma alcuni messaggi erano stati cancellati. Approfondendo la vita privata di Andrea, è emerso che la ragazza aveva preso la decisione di cambiare completamente vita, allontanandosi da casa e da un gruppo di amicizie che l'aveva coinvolta in situazioni difficili. Un giorno si era confidata con alcuni suoi amici, esprimendo la paura che qualcuno potesse farle del male. Affermava «prima o poi mi faranno fuori». A chi si riferiva? Chi avrebbe potuto essere coinvolto in qualcosa del genere?